nelle scuole, in genere, si parla poco. La violenza in tutte le sue forme, in tutte le sue declinazioni, sfaccettature, non è riconosciuta, è sottostimata, non è valutata, viene considerato uno scherzo, viene considerato una battuta, viene considerato qualcosa che può tutto sommato passare, fa parte di un modo amichevole, goliardico, di stare insieme. Evidentemente non è così. E non è così non da oggi, che da oggi, dal momento in cui voi avete sollevato il problema, non è così per tanti ragazze e ragazzi che vivono in questi ambienti scolastici, in questi istituti, in cui i temi del rispetto e della violenza alle donne non sono evidentemente adeguatamente affrontati. Però ci è cresciuta contemporaneamente una consapevolezza delle ragazze e dei ragazzi, è cresciuto, e qui lo state dimostrando, lo avete dimostrato voi, avete addirittura occupato un istituto scolastico per mettere all'attenzione di tutte e di tutti quello che sta accadendo. Io non lo so quello che sta accadendo, non voglio entrarci proprio affatto nel merito di quello che è il percorso che la giustizia dovrà fare. So che di questi temi bisogna cominciare a parlarne in maniera seria per alzare sempre di più l'asticella del controllo e del rispetto dei corpi delle donne, del pensiero delle donne, di come le donne vogliono vestirsi, per esempio. Molte volte, a me è capitato non solo nel centro, dicevo, sono presidente nazionale dei centri antiviolenza, quello che accade quando si innesca un meccanismo di violenza all'interno di una coppia e poi la donna si rende conto di vivere un disagio, una difficoltà che non necessariamente arriva alle botte, al maltrattamento fisico e che viene sottovalutata la violenza da parte di chi invece ha il compito del sistema giustizia, per esempio, di sostenere ed aiutare quella donna alla quale deve essere dato credito rispetto alle sofferenze e alla violenza che vive nell'ambito della coppia e della famiglia. Allo stesso modo, qui, in questa piccola comunità, evidentemente c'è un problema, scusate, io non credo che voi abbiate occupato la scuola per il gusto di occupare la scuola o perché avete in mente, non lo so, la voglia di fare casino per il gusto e il piacere di fare casino. Il problema c'è, lo avete in modo deflagrante, diciamo, manifestato. A questo punto bisogna confrontarsi. Io vi invito al confronto con i docenti, con la stessa dirigente scolastica, per capire che cosa è successo e come andare avanti. Cominciare a progettare da qui a breve dei percorsi di formazione all'interno dell'istituto scolastico che devono riguardare sia il corpo docente, sia il corpo degli studenti e delle studentesse, dei percorsi di formazione sulla riconoscibilità del fenomeno della violenza che, ripeto, passa attraverso varie varie sfaccettature. Ora vi passo il megafono, insomma, non lo so, negli anni 70, a Marta, che è un'operatrice del nostro centro antiviolenza, perché noi siamo qui a manifestare ascolto, disponibilità all'ascolto, vicinanza e solidarietà, vi ripeto, al di là di quello che accadrà dal punto di vista giudiziario, sul cui tema nessuna di noi potrà entrare perché è in corso un'indagine della procura. Vi voglio dire solamente questo, non vi sentite sole, non vi sentite soli, perché ci siamo, perché c'è il centro antiviolenza, perché c'è una comunità sana di questo territorio che è al vostro fianco. Grazie.